Non faccio i saluti perché non sono il padrone di casa. Il padrone di casa sta accogliendo il ministro che è già nel palazzo. Ci raggiungeranno fra qualche minuto, però vorremmo cercare di rispettare i tempi per consentire a tutti i relatori di dire la loro opinione, di contribuire a far crescere questo tema delle reti di imprese. Ora cercherò di stare nei tempi e chiederò anche ai miei colleghi di stare nei tempi. Innanzitutto devo salutare i tanti partecipanti a questo convegno, in numero addirittura superiore a quanto avevamo immaginato qualche tempo fa, tenuto anche conto che avevamo convocato in settembre, poi per la impossibilità fisica del Ministro di essere presente l'abbiamo rinviato in data odierna. Il tema è intrigante. Tutti sappiamo che quando parliamo di turismo, faccio una breve introduzione. Dovremmo parlare di tre fattori per far crescere il turismo. Sono la governance, che deve essere buona, la promozione, che deve essere efficiente ed efficace, e il prodotto, che deve essere attrattivo. Allora, noi oggi non parleremo di governance, noi di questo tavolo, non parleremo di promozione, parleremo di prodotto. Partiamo dal prodotto. E per partire bene dal prodotto, oggi bisogna guardare cosa vuole il turista, cosa vuole chi compra o vuole comprare il prodotto. Allora, tutti lo diciamo da tempo, lo leggiamo, lo vediamo, il turismo non è più quello di qualche anno fa. Il turista contemporaneo non si accontenta più, è alla continua ricerca di emozioni, suggestioni, luoghi autentici, è sostanzialmente un soggetto molto inquieto. Si costruisce la propria vacanza seguendo i propri schemi, inseguendo le proprie esigenze, fa molto da solo, magari aiutandosi con internet, e non si lascia più incantare tanto da slogan che gli promettono di risolvergli ogni altro problema. È per questo che tutti gli operatori del settore si guardano il bene da raccontare bugie, perché poi questo gli si ritorce contro e perdono la clientela. E allora c'è un principio nel turismo. Nel turismo è l'offerta, sempre di più l'offerta che genera la domanda. E non dimentichiamoci che il potenziale viaggiatore oggi è alla ricerca di mondi complicati, complessi e non di singoli prodotti. E chi riesce a offrire questi mondi al consumatore, al turista, chi offre un sistema articolato di offerta, e beh, allora, e non si limita a offrirgli un solo prodotto, allora quello vince e quella diventa una destinazione di successo dal punto di vista turistico. Ecco allora che bisogna fare pacchetti integrati, organizzati, che di solito non vengono fatti da un unico soggetto, ma da una pluralità di soggetti, anche diversi, non necessariamente dello stesso comparto, ma di settori intrecciati. E non a caso il tessuto del turismo italiano è molto frammentato. E allora, oggi possiamo proprio dire che il mercato turistico è governato da un nuovo paradigma. Il turismo di destinazione è finito e ha lasciato il posto al turismo cosiddetto di motivazione, dove il cliente che decide e cerca. Noi qualche volta ce ne dimentichiamo, però in questa prospettiva quello che fa la differenza tra una destinazione di successo, uno no, è proprio il saper lavorare insieme. Non è facile. Non è facile. Lavorare insieme e creare un prodotto territoriale significa innanzitutto non inventarsi nulla, ma rispondere alla domanda attuale. Questo vuole il consumatore oggi. Chi non riesce a darglieli non può avere successo. Significa stimolare, credere nella interrelazione, nella cooperazione fra aziende e produttori di servizi turistici diversi. Essere altamente modulabili. Teoria, qualcuno dirà. Però diminuisce sempre di più l'importanza della destinazione in sé come semplice contenitore. Si va ai contenuti, come in internet. Internet è un contenitore, ma se si sbagliano i contenuti non serve assolutamente a nulla. Sono soldi buttati via. E allora, per creare questa destinazione prodotto, ci vogliono molti attori, molti soggetti. E
è necessario superare i limiti angusti o meno angusti di una singola azienda e fare rete tra imprese dello stesso comparto, oppure fare rete tra imprese di comparti diversi. Anzi, nel turismo proprio questa è la caratteristica. Pensiamo solo al turista che alloggia in un hotel in Friuli Venezia Giulia che chiede: voglio andare un giorno a Venezia. Chi gli organizza questa cosa? Che corsie privilegiate gli diamo? Bisogna trovare altri operatori. Allora, le aggregazioni di imprese in Italia ci sono da sempre, ma o hanno un legame troppo debole, penso alle associazioni, non è una critica all'associazione, le associazioni per definizione presuppongono un legame debole, oppure vincolano le imprese aderenti a realizzare in comune specifiche fasi dell'attività imprenditoriale, spersonalizzando talvolta le proprie caratteristiche. È il caso dei consorzi. E quando poi a questi consorzi vengono meno o si riducono le risorse economiche per muoversi, allora i nodi vengono al pettine. E quindi vuol dire che il nostro sistema non ha ancora delle formule aggregative di successo, soprattutto in un'epoca come quella di oggi, in cui l'interrelazione, la cooperazione tra le aziende, il fare sistema deve uscire dagli slogan e diventare pieno di contenuti. Ora, non è che le imprese del turismo in Friuli e in Italia non ci siano, però in realtà di reti ce ne sono pochissime. Ma sappiamo anche che il turismo, per avere maggiore competitività, lo diciamo tutti, ha bisogno di tre elementi: un fisco più leggero, un lavoro meno costoso e più flessibile e un accesso al credito meno tortuoso. Ecco, se queste condizioni ci fossero in un determinato territorio o in un determinato paese, allora si potrebbe, come dicono giustamente le imprese, liberare più facilmente energie represse e diventare più competitivi. Bene, qualche anno fa, esattamente 5 anni fa, nell'ordinamento giuridico italiano è uscita una nuova norma, un nuovo concetto, il concetto di rete di impresa. È ispirato, ma come sentiremo dopo in maniera più professionale, a un concetto europeo. È un'aggregazione tra imprese più leggera di quelle che si può avere in un consorzio, meno spersonalizzante perché non si rinuncia alla propria individualità professionale e produttiva, conserva l'individualità giuridica e l'autonomia patrimoniale e crede, la rete, in un progetto. Ora, sono passati quasi 5 anni dal 6 agosto del 2008, e oggi abbiamo nel paese circa, se non ho fatto male i conti, 900 contratti di impresa, cioè nulla, che coinvolgono 5.000 imprese. Ma queste non sono del turismo, sono contratti di impresa prevalentemente di altri settori di attività economica. Nel turismo, come sentiremo dopo, ci sono degli esempi, i primi esempi, ma si potrebbe fare molto di più. Allora, le domande che questo tavolo dovrebbe affrontare e questa sessione odierna dovrebbe in qualche modo aiutarci a risolvere sono: ma perché così poche reti di imprese in Italia e in Friuli Venezia Giulia? Le imprese non ci credono? Non ci crede il governo? Non ci credono le regioni? Non ci credono le camere di commercio? Non ci credono le banche? Abbiamo comunicato troppo questa conoscenza? Ecco, quali sono i problemi che dobbiamo affrontare perché queste reti di impresa, se ci convincono, possono aiutare il turismo a crescere? Perché noi oggi stiamo lottando, gli operatori lottano con le unghie e con i denti sul turismo. Cioè, il turismo mondiale cresce costantemente, quasi in funzione anticiclica. Il turismo nostrano, italiano e friulano arranca. Stiamo tutti perdendo posizione nel ranking mondiale. E allora c'è qualcosa che non va e questa potrebbe essere la soluzione. Ecco, oggi abbiamo voluto impostare questo pomeriggio in due momenti. Un primo momento, quello in cui mi trovo io, che è un momento dedicato alla conoscenza. Cioè, cosa sono questi contratti di rete d'impresa? Come funzionano? Quali garanzie danno? Quali prospettive propongono agli operatori? E la seconda invece è dedicata a una riflessione e anche alla strategia. Perché mentre qui vedete 4 tecnici,
nel secondo panel troverete dei personaggi, i nostri decisori, le Camere di Commercio, le banche, la Regione e lo Stato. Ecco, io credo che se riusciamo a rispettare i tempi senza mortificare i nostri compagni, potremmo dare un quadro abbastanza esauriente e io, da quello che so, penso anche a qualche stimoli a muoversi di più e ottenere dei risultati. Finito questo, adesso io mi appresto veramente a presentare rapidamente i miei compagni di viaggio, a cominciare dalla dottoressa Stefania Saccone, che è un'esperta fiscalista, giusto? E che ha studiato molto bene la rete d'impresa e ci dirà quali sono i vantaggi rispetto ad altre formule aggregative nel fare una rete d'impresa in termini fiscali. E quindi tocchiamo l'elemento chiave della competitività. Poi abbiamo alla sua sinistra l'avvocato Fabrizio Fillì, che comincerà per prima perché è un esperto giuridico ed è giusto avere un inquadramento complessivo di questo contratto di rete che presuppone degli elementi giuridici. Infine il nostro direttore generale della Cassa di Risparmio, Lorenzo Simonato, che ci porterà dei risultati interessanti e dei casi di studio proprio nel turismo, perché li ha tirato fuori, non in Friuli purtroppo ancora, speriamo presto di poterli guidare, e mi pare della Toscana e di altre realtà dell'Italia molto 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 interessanti. Ma allora basta, perché se non la faccio troppo lunga, volevo dire solo questo: siamo in diretta streaming e siamo anche con la possibilità, chi ha questa dimestichezza, questa abitudine, di giocare su Twitter e di commentare le relazioni dei professionisti e di farci arrivare le loro considerazioni. Nei prossimi giorni la diretta streaming sarà visitabile nel nostro portale del turismo e anche le slide che vedrete utilizzare dai nostri compagni di viaggio. Allora, avvocato Fabrizio Fillì, a lei la parola. La tecnologia. Okay. Ringrazio il dottor Somariva, ha già anticipato dei concetti molto importanti per comprendere il tema. Io, prima di affrontare la norma giuridica, vorrei riprendere questi concetti. Effettivamente il contratto di rete ha un obiettivo principale, un obiettivo che è pensato per l'impresa italiana, se vogliamo, quello di aumentare la competitività senza pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei singoli enti. Questo è un motivo di fondo che ha ispirato il legislatore nel 2009 quando ha dettato la norma e che poi negli anni successivi è stata modificata, dimostrando un grande interesse del legislatore appunto per migliorare questo strumento, perché ispirato alla nostra rete produttiva. Vediamo la norma stessa allora. Vi dicevo, è un articolo molto, diciamo, scarno inizialmente, poi si è riempito di contenuti, però per comprendere che cos'è il contratto di rete dobbiamo pensare a un contratto di collaborazione tra imprenditori, quindi uno strumento contrattuale. Non stiamo parlando di un nuovo ente, non stiamo parlando di un consorzio, non stiamo obbligando le imprese a fare fusione, acquisizione, è un contratto di collaborazione. Sta arrivando e prendendo posto in prima fila il ministro Massimo Brian. Grazie ministro, grazie di essere con noi. Ah, ecco. Vedo anche il vicepresidente della Giunta, Sergio Bolzonello. Grazie. Oltre al padrone di casa e al padrone, al presidente della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia. Dicevo, la forza di questo contratto appunto è quello di aiutare le imprese a realizzare quella massa critica per aumentare la propria competitività, senza però perdere la propria indipendenza. E se leggiamo la norma capiamo subito. È un contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità competitiva e innovativa attraverso un contratto, attraverso un programma comune. Questo è il cuore. Quando pensiamo al contratto di rete dobbiamo pensare a più imprenditori che si guardano e definiscono un programma insieme. Per fare cosa? E anche qui noteremo differenze già accennate dal dottor Somaria. Col programma comune il loro obiettivo è quello di collaborare in forme e ambiti predeterminati nell'ambito delle proprie imprese. Stiamo parlando quindi di concetti estremamente ampi. Sono concetti che fuoriescono, se vogliamo, dal rigore giuridico normale. Stiamo dicendo agli imprenditori: potete trovare qualunque forma di collaborazione per cercare di aumentare la vostra capacità innovativa.
La norma è stata pensata proprio per lasciare agli imprenditori autoregolamentazione. Il contratto non è un contratto che trova una normativa nel codice civile che stabilisce quali sono gli organi, stabilisce degli ordini, delle maggioranze. Gli imprenditori sono liberi di definire le proprie regole. Quindi per collaborare in forme e ambiti predeterminati, per scambiarsi informazioni o prestazioni, o per esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. So di non avere molto tempo, per cui cercherò di toccare qualche punto. Allora, innanzitutto, gli imprenditori. Il contratto di rete è rivolto agli imprenditori, devono essere quindi soggetti che esercitano imprese che sono iscritti al registro di imprese, ne sono esclusi quindi dal contratto di rete gli enti pubblici, i professionisti, eccetera. Alcuni dati del settore turistico già anticipati. Effettivamente in Italia siamo quasi arrivati a 1000 contratti ed è stata una crescita molto veloce negli ultimi tempi. Nel turismo, questi sono i dati pubblicati a marzo 2013, quello che ho rinvenuto. 19 reti con più di 233 imprese, questo è un dato interessante perché le reti nel turismo, questo dovrebbe aiutarvi anche a comprendere se può essere un interesse, sono reti che coinvolgono molte imprese. In media in Italia le reti di imprese sono composte da 2-5 imprese, nel turismo la media è molto più alta, superiore alle 10 imprese. Si sente cioè la necessità di fare una rete multidisciplinare, multiterritoriale, per cercare di unire più enti di diversa estrazione. Cosa deve contenere il contratto di rete? Vi dicevo, è scarno, però una causa giuridica ce l'ha. Deve indicare quelli che sono gli obiettivi strategici. Questo è il grande sforzo che le imprese per aggregarsi devono fare. Individuare gli obiettivi strategici. E devono essere obiettivi che innalzano la capacità competitiva o la capacità innovativa delle imprese. Di nuovo, concetti che per un imprenditore sono forse più facili da comprendere anche per un avvocato che per un avvocato. Nel contratto vanno definiti. Pensando al turismo potrebbe essere l'obiettivo è quello di guadagnare un nuovo mercato del turismo, partecipare, creare un nuovo ufficio marketing comune a più enti, oppure aggregare soggetti del turismo di diversa provenienza, appunto, il turismo enologico piuttosto che delle ville e residenza d'epoca, piuttosto che del mare. Ci sono molti esempi, ripeto, che potrebbero essere fatti. Nel contratto impresa l'importante è che nel contratto di rete, scusate, che siano definiti, che siano obiettivi strategici comuni a tutte le imprese e che favoriscano quell'innalzamento della capacità competitiva, che vuol dire aumentare la qualità del prodotto. L'ha detto giustamente il dottor Sonaria, pensando al turismo bisogna portare il prodotto ad un livello più alto. E questo deve essere espresso nel contratto di rete. Ancora qualche dato preso dalle statistiche di rete impresa. Le reti di impresa nel turismo in Italia hanno 3 driver competitivi. 3, cioè, sono gli obiettivi strategici. Il marketing, il territorio, valorizzazione del territorio, quindi, e l'agriturismo. Questi sono i 3 driver che statisticamente hanno maggiormente portato l'impresa a fare rete. L'oggetto, vi dicevo. Scambio di informazioni e prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica. Effettivamente un contratto di rete può esistere anche solo per uno scambio di informazioni sulla clientela, sui mercati, sui numeri, sugli obiettivi, sugli altri paesi. Potrebbe esserci un contratto quindi che ha solo questa finalità. Contratti più importanti sono quelli invece che portano ad una vera collaborazione, una collaborazione che porta alla rete a presentarsi sul mercato, quindi in forme e ambiti predeterminati. E all'interno del contratto andranno stabiliti i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante, perché d'accordo che non è una nuova società, non è un consorzio, ma è un contratto, quindi ha un'efficacia giuridica obbligatoria. Gli imprenditori si impegnano con un atto di lealtà e di fiducia, mi piace dire, nel contratto di rete, prevedendo obblighi e diritti reciproci. Qualche esempio è stato inserito, ma potrebbero essere molti di più, ovviamente. Commercializzazione e marketing comuni, definizione di un marchio, scambio di clienti, perché no? Nel turismo potrebbe essere facile immaginare un overbooking su certe aree che viene spostato poi su altri settori. Ma le idee, ripeto, a un tavolo di imprenditori vengono poi quando si comincia a discutere di quali potrebbero essere gli oggetti. Il fondo patrimoniale comune è un altro elemento importante del contratto di rete, è un elemento eventuale, non è obbligatorio. Però il fondo patrimoniale, dobbiamo pensare a una dotazione patrimoniale che le imprese mettono nell'ambito del contratto di rete, prevedono magari anche di integrare, che però garantisce una cosa importante giuridicamente, garantisce l'autonomia patrimoniale del contratto di rete. Quindi il fondo patrimoniale dà un'autonomia patrimoniale. Il soggetto che opera per il contratto di rete, se opera per realizzare il programma di rete,
porta all'assunzione di obbligazioni che dovranno essere soddisfatte dal fondo patrimoniale, non con la responsabilità diretta del patrimonio dei singoli imprenditori. Questo è un aspetto importante perché il contratto di rete è uno strumento contrattuale, in un caso può diventare anche soggetto giuridico, ma anche se resta contratto garantisce questa autonomia patrimoniale. Molto piena di contenuti questa diapositiva, un fondo patrimoniale e un organo comune possono permettere di acquisire la soggettività giuridica. Se mi permettete, questa non è la vera finalità del contratto di rete, qui sì si creerebbe una sovrapposizione forse col consorzio, con altri enti, però è una possibilità. Limita la responsabilità patrimoniale, quindi con un fondo patrimoniale abbiamo detto che le obbligazioni assunte trovano soddisfacimento nel fondo patrimoniale, i creditori dei singoli imprenditori uniti in rete non possono aggredire quel patrimonio, quindi è garantito, né può essere chiesta la separazione. E comporta alcuni oneri, chiamiamolo così, però naturali ovviamente quando ci si mette insieme ad adottare una situazione patrimoniale a garanzia della trasparenza nei confronti dei terzi e altre forme. L'organo comune, ho quasi finito, spero di... Se è quasi finito va benissimo. Va benissimo, lo so io. L'organo comune, un altro elemento eventuale, come il fondo patrimoniale, abbiamo detto quello è un elemento eventuale, in teoria potrebbe non esserci il fondo patrimoniale, non ve l'ho detto. In teoria le imprese potrebbero unirsi in rete, non contribuire con delle dazioni di denaro immediato e decidere di gestire la rete, ad esempio, con dei bilanci preventivi e dei bilanci consuntivi in cui tutti contribuiscono in base alla propria dimensione, a parametri che vanno definiti ovviamente nel contratto, come si è contribuito alla rete o a chi ne ha tratto più vantaggio. Tutto da scrivere, questo è anche il pregio di questo strumento contrattuale. L'altro elemento eventuale, ma è quasi innato nei contratti di rete, ci deve essere un organo comune, io dico, cioè un soggetto che rappresenta questo contratto di rete, un soggetto che in nome e per conto di partecipante appunto esegue il contratto, singole fasi di esso, soggetto quindi che si presenta sul mercato col nome della rete e consente alle imprese della rete di sviluppare anche il proprio mercato. Può rappresentarle, nel senso che gli è stato dato un mandato per rappresentanza, per cui stipula un contratto, trova dei clienti, ci sono dei clienti, questi ottengono subito un effetto giuridico di avere un contatto anche con le imprese rettiste, oppure anche senza rappresentanza. Si può dire all'organo comune di operare in questo termine, cioè rappresentare l'ente inteso come nome, fatto salvo che dopo le singole imprese, l'agenzia turistica piuttosto che l'albergo, poi contratta direttamente col cliente nuovo contattato. Faccio degli esempi per cercare di trasmettere questa diversa nozione. Non è facile. Però ecco, sono tutte possibilità aperte nel contratto di rete. L'organo comune può essere un'impresa della rete, può essere una persona fisica scelta nell'ambito delle reti, può essere anche una persona giuridica esterna. Ci sono anche qui molte possibilità. Ovviamente la scelta di far operare come mandatario con rappresentanza o senza rappresentanza l'organo comune ha degli effetti fiscali che dopo vedremo. La forma del contratto di rete, ci si spaventa sempre in genere, gli oneri legati all'apertura di un contratto di rete non sono così alti, in genere quando ci si aggrega e si pensa a una vera aggregazione dai consorzi alle nuove società ci sono oneri importanti. Il contratto di rete invece è stato pensato per essere snello anche in questo. Può essere costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche con un atto firmato digitalmente, scrittura firmata digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione. Dopodiché, fatto questo, è sufficiente l'iscrizione del contratto di rete nel registro imprese di ciascun partecipante e la rete è nata. La rete può già operare sul mercato. Quali sono i vantaggi? Ho voluto fare una diapositiva finale, anche se torneranno questi concetti, però mi piace rappresentarla. Promuovere l'innovazione, la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese attraverso la collaborazione in prospettiva di crescita. Questo è un elemento sfidante per l'imprenditore medio italiano. Qui ci si deve mettere in gioco, cooperare, realizzare una forma di cooperazione flessibile, questa è la sua forza anche, che permette di coniugare indipendenza e autonomia delle imprese, ma superare contemporaneamente i limiti della piccola impresa. Ci sono obiettivi che soltanto unendo più imprese piccole possono essere realizzate. È un modello giuridico adattabile e flessibile, vi ho detto, si scrive su misura questa volta il contratto di rete, non è una società, una formula societaria, un consortile che è nata nel nostro ordinamento e bisogna adeguarsi ad essa. Consente di dividere e diversificare i rischi e selezionare i propri partner. Non stiamo facendo una società, ripeto, si entra nel contratto di rete, si può anche uscire dal contratto di rete,
permette di studiarsi, di annusarsi, mi piace anche dire. Fidanzamento qualcuno. È un fidanzamento, ma decido anche le regole del fidanzamento nel contratto di rete, può essere più o meno stretto. Destinatario di agevolazioni fiscali non è un consorzio, appunto. Un consorzio, la definizione è un'organizzazione comune per svolgere fasi delle proprie imprese. Contratto di rete ha una portata di più ampio respiro. Contratto di rete non serve per realizzare singole fasi e non crea un'organizzazione comune. Si è liberi, si è indipendenti come imprenditori e si può scegliere di continuare a lavorare come si lavorava prima, ma contemporaneamente avere a fianco un contratto di rete con altri imprenditori per realizzare nuovi obiettivi. Quindi è molto diverso il consorzio ed è diverso dall'ATI. L'ATI nasce per realizzare un fine specifico, partecipare ad una gara, tipicamente quando non si ne ha limiti. Il contratto di rete ha un obiettivo strategico, è una struttura, è una forma di organizzazione per obiettivi di lungo termine. Avrei finito, grazie, sono stato, ce l'ho fatta. No, cominciamo, la ringrazio molto perché in maniera semplice ci consente di entrare in corpore vili di questo nuovo meccanismo. Certo, mi pare che soprattutto questo sia un modo di essere nuovo, un modo di essere per competere, che ha le sue regole e che ha anche i suoi vantaggi, perché senza vantaggi l'impresa non si muove. Allora, cominciamo a vedere... a sentire dalla dottoressa Staccone quali sono i vantaggi fiscali, ma mi pare che faccia una divagazione anche su quelli del lavoro, soprattutto con il recente decreto di agosto di quest'anno, giusto? Sì. Grazie. Salve, buonasera a tutti. Allora, la prima cosa che in realtà vorrei dire è che, come appunto si diceva prima, che lo spirito appunto del contratto di rete è quella di fornire a imprese che vogliono allearsi uno strumento giuridico snello. Quindi lo scopo è quello quindi di fornire, diciamo, una veste giuridica snella e quindi di non creare un nuovo soggetto giuridico. Ma in realtà il legislatore ha introdotto appunto recentemente una nuova normativa in cui ha specificato che nell'ipotesi in cui le imprese aderenti ad una rete costituiscono un fondo patrimoniale comune e la rete si iscrive alla sezione ordinaria del registro delle imprese, la rete acquisisce soggettività giuridica. La soggettività giuridica si traduce poi in una soggettività tributaria. Questo che vuol dire? Vuol dire che mentre la rete contratto, le singole imprese aderenti alla rete mantengono la propria autonomia giuridica e tributaria, quindi non si configura un nuovo soggetto distinto, nella rete soggetto invece si configura un nuovo soggetto giuridico in capo al quale ci sono appunto degli obblighi fiscali, come ad esempio la soggettività tributaria IVA, IRES, IRAP, viene attribuita appunto alla rete una nuova partita IVA e tutti gli adempimenti quindi tributari sono in capo alla rete soggetto. Naturalmente questo non è lo spirito appunto della norma e quindi quello che noi naturalmente consigliamo è sì di poter prevedere, quindi costituire un fondo patrimoniale, però di evitare l'iscrizione appunto della rete nella sezione ordinaria appunto del registro delle imprese, proprio per evitare la costituzione quindi di un ente distinto rispetto alle imprese che aderiscono alla rete. Perché si parla appunto di fondo patrimoniale? Prima in realtà si diceva che il fondo patrimoniale è facoltativo. In realtà, al fine di usufruire l'agevolazione fiscale prevista appunto dalla normativa di riferimento, è necessario costituire quindi un fondo patrimoniale. E un'altra cosa molto importante da evidenziare è che nell'ipotesi di rete soggetto l'agevolazione fiscale non spetta. L'agevolazione fiscale non spetta perché la Commissione europea si è pronunciata appunto su questa forma di aiuto appunto di Stato che l'ordinamento italiano aveva introdotto per capire appunto se avesse natura di aiuto di Stato e che quindi in quel caso poteva anche costituire una distorsione appunto della concorrenza a livello europeo e si è pronunciata nel senso che l'agevolazione non costituisce aiuto di Stato soltanto se non si configuri un nuovo soggetto giuridico e quindi non si configura un soggetto che abbia una personalità giuridica autonoma. Siccome nella rete soggetto in realtà l'agevolazione
è poi condizionata alla realizzazione degli investimenti nella rete soggetto. Gli investimenti sono fatti appunto dalla rete soggetto e non dalle imprese che aderiscono alla rete. L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata nel senso che non possono appunto beneficiare dell'agevolazione le reti soggetto. E quindi questo vuol dire che un punto a favore, proprio per non appunto costituire delle nuove reti soggetto, è quello quindi di protendere sempre appunto alla rete contratto. L'agevolazione fiscale in che cosa consiste? È un regime di sospensione d'imposta che consente la detassazione degli utili che sono destinati ad una specifica riserva e che sono destinati alla realizzazione degli investimenti del programma comune di rete. L'agevolazione spetta soltanto ai fini delle imposte su redditi, quindi IRES e IRAP, e non spetta invece ai fini IRAP. Per gli anni 2010-2012 sono stati stanziati circa 48 milioni di euro, si attendono ora gli stanziamenti per il triennio 2013-2015, abbiamo sentito ieri la Confindustria e ci ha detto che c'è stata una richiesta fatta appunto nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico in cui gli stanziamenti per questo triennio dovrebbero essere 100 milioni di euro, proprio perché negli anni scorsi le domande di risparmio d'imposta erano superiori agli stanziamenti fatti appunto dal Ministero. Chi può beneficiare dell'agevolazione fiscale? Possono beneficiare tutte le imprese che sottoscrivono e aderiscono anche successivamente a un contratto di rete, quindi si parla appunto di imprese e non di enti pubblici, però in realtà possono rientrare anche loro nella rete stipulando appunto dei contratti con questi enti. Tutte le imprese, quindi anche a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal territorio dove sono localizzate, però i presupposti sono l'istituzione appunto di un fondo patrimoniale che è obbligatorio per usufruire dell'agevolazione, l'accantonamento dell'utile può essere massimo di un milione per singola impresa, è però necessaria preventivamente l'asseverazione del contratto di rete da parte degli organismi abilitati. Il meccanismo applicativo dell'agevolazione è una variazione in diminuzione che viene fatta sulle imposte sui redditi. Quali sono gli investimenti agevolabili? Gli investimenti agevolabili sono appunto i costi sostenuti per l'acquisto di beni, sia strumentali che non strumentali, ma anche per l'utilizzo del personale. E sono anche i costi figurativi relativi ai beni e servizi messi a disposizione da parte delle imprese che partecipano alla rete. La realizzazione quindi poi degli investimenti deve essere fatta entro l'esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento. L'Agenzia delle Entrate comunque ha l'obbligo di vigilare sulla realizzazione degli investimenti. Una novità importante che c'è stata nel panorama appunto legislativo è la nuova norma che è stata inserita nei contratti di rete sul distacco appunto del personale tra le imprese che appartengono appunto alla rete. C'è stata in realtà introdotto quindi un nuovo comma all'articolo 30 del decreto legislativo 276 del 2003, la cosiddetta riforma Biagi, dove appunto nei commi precedenti viene specificato che quando un datore di lavoro appunto pone temporaneamente dei propri dipendenti a disposizione di un altro datore di lavoro deve dimostrare quindi di avere un proprio interesse. Nei contratti di rete si è riuscito quindi a ottenere, perché appunto questa è stata un'esigenza che è stata rappresentata soprattutto dalle imprese aderenti alle reti, avevano l'esigenza di spostare il proprio personale da un'impresa all'altra. E così si è riusciti quindi a normare proprio in questa norma che l'interesse quindi dell'impresa distaccante non va approvato ma sorge automaticamente proprio in forza dell'operare dei contratti di rete.
I profili fiscali, quindi poi del distacco del personale, nel caso in cui è previsto un rimborso del costo del personale distaccato, se il rimborso del costo quindi è soltanto il rimborso del puro costo, viene escluso dal campo di applicazione dell'IVA. Ai fini IRAP invece il rimborso del costo del personale è deducibile per la distaccante, mentre è indeducibile per la distaccataria, e ai fini IRES invece vi è perfetta neutralità. Io posso dire una cosa a proposito di questo? Sì. Oggi doveva esserci qui il professor Tiziano Treu, che purtroppo stamattina ci ha detto che non poteva essere con noi, però ricordo che mesi fa, parlando con lui di contratto di rete, si ipotizzava insieme di poter prefigurare un contratto di lavoro di secondo livello, che oggi sapete si realizza o in azienda o su un territorio, di solito la provincia, anche un contratto di rete riferito alla rete d'impresa. Allora, voi capite che nei contratti di secondo livello, rispetto al contratto di lavoro nazionale, si scambia la flessibilità. Può diventare veramente un passaggio molto importante per il turismo. Per fare questo, però, bisogna innovare la normativa. È un problema di governo e di parti sociali, come tante altre piccole sfaccettature del sistema della rete d'impresa, perché queste leggi partono, poi fanno capo a decreti attuativi che talvolta si fanno, talvolta non si fanno, e allora magari rimaniamo a metà del guado. Ecco, anche questo dovrebbe essere un elemento per forzare. E trascurerei l'ultima slide, che ho già visto, perché questo è un tema, credo, che su cui il ministro Brai ci possa dare la risposta. Era un progetto per contribuire allo sviluppo delle reti, il progetto famoso del suo predecessore. Grazie, volevo solo dire che la dottoressa e l'avvocato fanno parte di un grande gruppo internazionale che si chiama Crow Horvath, che è una multinazionale per servizi di consulenza globale con sede in Italia, e a cui ho estorto una promessa. Nei prossimi giorni sul sito nostro ci saranno le slide, ma c'è anche la possibilità di aprire un forum, fate le domande, i due professionisti liberamente risponderanno, e poi metteremo in circolo queste risposte alle domande che e gli operatori del turismo del Friuli Venezia Giulia intenderanno fare. Grazie, e andiamo adesso ancora a un esempio, grazie, a esempi concreti, così capiamo meglio nel turismo come si possono fare questa rete di impresa, guardando quello che hanno fatto altri. Prego, Simone. Sommariva mi ha già tagliato le prime 9 slide, quindi vado alla slide numero 9. Quindi. Allora, mi ha chiesto di cercare alcuni esempi di reti che sono sorte nel turismo. Non sono sorte tante, l'abbiamo visto prima dalle slide del primo rappresentante, che parlava di 19 reti. Allora, una di queste è la rete imprese Pistoia Turismo, costituita nel gennaio 2012 da 18 aziende e da 2 soci aggreganti, fatturato complessivo dei partecipanti 15 milioni di euro. Qual è l'obiettivo? Quello di realizzare un'offerta turistica integrata tra turismo termale, montano, sportivo, culturale e naturalistico, e diffondere l'offerta turistica mediante iniziative comuni. Questo è l'obiettivo che si è posta, conseguendo anche economie di scala e partecipando a bandi. Un'altra che ho trovato, che a mio parere è molto interessante, e anzi invito... Sì, questa è sorprendente, ma devo dire, vi invito anche a vedere il loro sito. Il sito internet, allora, è stata costituita nell'agosto 2011, comprende 85 stabilimenti balneari operanti a Viareggio e ha come obiettivo quello di sviluppare strategie e attività di marketing mirate alla promozione turistica di Viareggio, sviluppare rapporti con gli istituti di credito presenti sul territorio al fine di ottenere condizioni vantaggiose, e devo dire che ha ottenuto anche un banner di una nostra consociata. Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori e dei dipendenti del settore e incentivare la collaborazione con le altre categorie. Le attività che ha già svolto e nel sito sono ben dettagliate in maniera dettagliata è il progetto Spiagge Amiche Sicure, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, progetto Carnevale Sicuro, obiettivo rifiuti zero, progetto della spiaggia al mare e un progetto insieme alla protezione civile. Questa è quella che ha fatto maggiori attività. Poi ne abbiamo trovato un'altra che è a Illasi, non so se voi conoscete il Veronese, però diciamo che ci sono tre valli, questa non è la più bella tra
la Val Policella, la Val Pantena e la Valle di Lasi, non è necessariamente la più bella, però hanno fatto un contratto di rete veramente molto, molto interessante, perché si sono posti come obiettivo quello di incrementare di 122.000 presenze annue di turisti stranieri nel prossimo quadriennio, quindi si sono dati un obiettivo molto specifico, e di formare tutti gli operatori alla capacità comunicativa dell'eccellenza del territorio. In sostanza, diversi albergatori, diverse aziende agricole, produttrici di vino, diverse aziende agricole, produttrici di olio, si sono messi insieme per sviluppare il territorio, promuovendo anche un portale internet, lo trovate, promuovendo un carnet di Lasi Valley e promuovendo anche altre attività. Quindi, volendo, si può fare e si riesce a mettere insieme anche soggetti diversi. Ho inserito questa, che non è necessariamente sul turismo, ma dall'idea può dare qualche spunto di riflessione a noi qui che oggi siamo riuniti. Questa l'abbiamo aiutata noi, credo, a sorgere. È stata costituita nell'ottobre 2011 da 29 aziende toscane operanti nella trasformazione del grano e della commercializzazione di pasta, e il capofila è il Consorzio Agrario di Siena. Il fatturato complessivo è 160 milioni di euro e si sono dati come obiettivo di coordinare in modo più efficiente le attività del processo produttivo, condividere elevati standard di qualità e sicurezza e conseguire economie di scala in progetti comuni di ricerca, innovazione e via dicendo. Qual è stato il ruolo della banca? Il ruolo della banca è stata l'assistenza agli imprenditori in fase di precostituzione della rete e il sostegno eventuale in un cofinanziamento quando poi sono state sorte delle iniziative specifiche. Quindi tecnicamente si può fare qualcosa insieme, bisogna avere molte volte delle idee e avere soprattutto molte volte dei capofila che trascinano. Qual è il nostro approccio? Che è l'altra cosa che ci è stata chiesta, no? Allora, vi invito a leggere soltanto la parte di destra, la parte sinistra credo che sia stata già trattata. Comprensione, allora, vi racconto un po' che cosa abbiamo noi, come noi apparteniamo al gruppo Intesa San Paolo. Abbiamo al nostro interno una struttura che si chiama Mediocredito Italiano, che è una struttura dove noi indirizziamo tutto il nostro medio termine. All'interno del Mediocredito Italiano abbiamo innovato e sostanzialmente è stato creato un gruppo di una trentina di ingegneri, divisi in nove settori, quindi sistema casa, hospitality, reti d'impresa e via dicendo, che analizzano le iniziative, processi di innovazione e sviluppo che vengono portati dalla rete, quindi da tutta Italia, da tutte le nostre banche. Le analizzano sotto l'aspetto tecnico, quindi il bancario come me, che deve validare un piano industriale, sì, certo, che deve validare un piano, un business plan dal punto di vista, diciamo, numerico, viene... Dopo ne parliamo, dopo ne parliamo. E diciamo che il Mediocredito italiano ci valuta sotto l'aspetto di innovazione di processo e sviluppo. Quindi io che non capisco niente se un processo sta in piedi, mi ritrovo con un bollino blu o meno sull'iniziativa tecnica. In questo senso abbiamo al nostro interno quindi una struttura che studia i contratti di rete per tutta Italia, quindi può consigliare o non consigliare, quindi dare diciamo, maggiori informazioni sui contratti di rete. Quindi quello che possiamo fare è comprendere la validità da tecnico-industriale dell'iniziativa e permettere un'analisi dinamica e prospettica dell'azienda. Possiamo offrire soluzioni finanziarie adeguate per il settore turistico alberghiero in innovazione, perché se noi abbiamo anche un diagnostico sul settore alberghiero che parte dal numero di camere affittate, numero di posti letto, insomma, affittati, stelle dell'albergo e via dicendo, lo confronta con tutto il territorio nazionale per capire se sta in piedi o non sta in piedi un'operazione. E poi abbiamo anche dei network di relazioni per facilitare la realizzazione del piano di comunicazione e accelerare gli investimenti in innovazione. Quindi, al di là dell'apertura di conto corrente che sicuramente possiamo fare a tutte le reti, dei servizi bancari trasversali, quindi mi viene in mente per esempio poter utilizzare il nostro servizio di internazionalizzazione e finanziamento alle filiere produttive, perché ci sono dei prodotti ad hoc, un esempio semplice in una filiera verticale in cui c'è all'interno della rete c'è un fornitore e un cliente, il cliente può chiedere il finanziamento, gli interessi li può pagare il fornitore, per esempio. Possiamo offrire quindi un'assistenza specialistica,
e possiamo aiutare le aziende nel monitoraggio dell'evoluzione della normativa, analizzare insieme il contratto di rete, capire se può essere o non può essere sostenuto e ricercare dei partner industriali. Allora, rating di filiera, no, non c'è un rating di filiera, ma d'altronde non può esserci un rating di filiera perché in realtà noi andiamo a finanziare le aziende, no? Ci siamo detti poco fa che questo non è un consorzio, non è un ATI, ma è un contratto molto snello che permette delle collaborazioni via via crescenti, però insieme ad altre aziende, ma non sostituendosi o comunque con una certa indipendenza. Cosa possiamo fare però? Allora, per prima cosa ci sono delle provviste dedicate. Il prezzo di un finanziamento è dato sostanzialmente da tre variabili fondamentali: i nostri costi, il costo della provvista, che è il costo che in questo momento è molto elevato perché stiamo, diciamo, raccogliamo a prezzi più alti di quanto si raccoglieva in passato, e per ultimo la rischiosità del cliente. Abbiamo dei finanziamenti BEI che ci mettono a disposizione il costo della provvista a tassi inferiori. Di conseguenza, mediamente possiamo finanziare aziende che partecipano alla rete con un risparmio di 150 basis point, 1,5%. Quindi questo è un vantaggio. Il rating, io non vorrei demonizzarlo, perché, cioè vorrei sfatare la demonizzazione del rating, perché in realtà il rating serve per costruire il tasso, molte volte, no? Serve per capire la rischiosità. Il rating da cosa è costituito, almeno nella nostra banca? È costituito da un dato quantitativo, il bilancio dell'azienda per intenderci, da un dato qualitativo, perché noi lo integriamo con i dati qualitativi. Faccio un esempio: se abbiamo due aziende uguali dal punto di vista quantitativo, ma un imprenditore ha 6 mesi di attività e uno ne ha 30, è chiaro che è meno rischiosa la parte dell'imprenditore che ha 30 anni di attività, e così e via dicendo. Si potrebbe pensare a dei rating che migliorano il rating dell'azienda qualora, a fronte dei contratti di rete seri, ben definiti, mi viene in mente quello di Lasi, no? 122.000 presenze in più nell'arco di 5 anni, e qualora questi rating vengano mantenuti, può essere uno degli elementi qualitativi che possono migliorare il rating. Il rating però incide molto sul prezzo dell'azienda, sul prezzo dell'operazione, e a mio parere è molto importante far ricorso al finanziamento BEI, che comunque ci fa risparmiare 150. Non sono stati quantificati, ho letto il loro contratto di rete, non era quantificato. Conclusioni, allora, sarò velocissimo. Secondo noi il contratto di rete salvaguardano l'individualità delle imprese e accelerano il processo di crescita. È sicuramente un'alternativa alle operazioni straordinarie di fusione tra le aziende, un contratto molto snello, e lo abbiamo fatto, e anche come banca abbiamo partecipato ai contratti di rete, quindi parliamo anche per in prima persona. Credo che sia molto importante che ci siano delle idee, chiaramente, quindi degli obiettivi, ma anche qualcuno che poi coordini, trascini, perché è dura poi incontrarsi e trovare delle soluzioni in continuo durante i mesi in cui il contratto di rete si sviluppa. Grazie. Grazie, abbiamo finito solo con 5 minuti di ritardo. Un'ultima considerazione. Abbiamo cominciato a capire un po' di più cos'è questo sarchiapone del contratto di rete. Certo, a me pare che questo contratto di rete ha bisogno di qualche gamba in più. Sicuramente qualche sostegno, ma anche un po' di fiducia, soprattutto da parte di chi deve decidere il futuro di un territorio, di un sistema paese. E io credo che il panel successivo abbia proprio i personaggi giusti per darci qualche spinta e qualche stimolazione verso un futuro di maggiore competitività, di maggiori vantaggi e di maggiore cultura d'impresa. Grazie per l'attenzione e passo la parola al mio amico Andrea Lovero.